Siete tantissimi, grazie per questa accoglienza, questa bella cosa. Siccome ci sono parecchie persone, quelli in piedi là sono quelli dell'Arenella, che non volevamo. Per motivi di sicurezza vi devo fare questo annuncio: in caso di terremoto siamo morti. Quindi sappiate, ci mettiamo l'anima, moriamo ridendo, si spera. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ti puoi anche sedere, puoi fare quel fatto che ti abbassi. Si fa così, guarda, lasci vedere. Tipo gli squat, però rimani così. Prova. Ma chissà quanto alcol è stato già bevuto. Come si sblocca? È tipo un personaggio di un videogioco. Testa! Ci puoi tu parli la lingua sua? Come funziona? Ah sì, a te sta sì. E vai, puoi fare questa cosa. Grazie, applauso a loro che sono arrivati. Con cui non parlerò mai più nel corso di questa serata. Allora. Sono stato anche lì. Sarà una serata difficilissima. Allora, tu sei stato già? Ah, mai. E ti spiego come funziona. Ti assa zitto. Questa è la prima regola. Poi, se vuoi, puoi ridere, applaudire. Io ti dico. Come ti chiami? Artù, vedi? Mo, questo è un dialogo, funziona. Poi c'è questo monologo che uno parla. Nato, no. L'altro fosse tu. Cioè, Artù, questo ti spiego come funziona. Dimmi un argomento di attualità. Tu, ragazza con gli occhiali. Sì, tu. Palestina. Brava, cose su cui scherzare. Brava, hai capito il meccanismo. Mi sembra un argomento consono per fare dell'ironia. Mi dici un altro argomento che non riguardi gente che muore? Ah, non ce l'hai, grazie. Segue solo cronaca. Abbiamo Elisa True Crime qua tra noi. Grazie. Elezioni politiche. Avete visto, ci stanno i manifesti. Non è gente che muore, ma che vorremmo morisse. È diverso, è diverso. Ok, noi andremo a votare per le elezioni europee e non so se avete visto, hanno fatto i manifesti, i vari partiti politici hanno tappezzato tutti i quartieri, penso anche il vostro quartiere di appartenenza, e i manifesti che hanno messo mi hanno proprio dato la conferma di una cosa che si dice da sempre, che i politici non conoscono la realtà in cui viviamo, il mondo in cui viviamo. È vero, secondo me loro non sono fatti un'idea del mondo reale in base alle serie TV, e ogni manifesto in qualche modo si vede quale serie TV hanno guardato. Vi do un esempio. Allora, per esempio, la Lega c'ha come slogan del manifesto elettorale a difesa della casa e delle auto degli italiani. Cioè, praticamente è lo slogan di un antifurto. La loro serie Netflix di riferimento è Lupin. Cioè, praticamente c'è sempre un ladro dietro l'angolo e di solito è nero. Pomo hanno fatto pure la versione aggiornata, non so se avete visto, con tipo più Italia, meno Europa, con Gesù incinto, oh, con la barba, obeso, quindi anche un po' Black Mirror, cioè non so, la realtà di riferimento. Poi c'è sta Fratelli d'Italia, che ha usato questo slogan, sì, con Giorgia, solo Giorgia, sta proprio la foto di Giorgia, sembra un po' anche la sora della Giorgia. Che è bello, no? Che ti dà proprio l'immagine di una di famiglia. Cioè scrivi Gio, solo Giorgio, bisogna del cognome, sì, non ci formalizziamo. Ok, quindi ti fa passare Giorgia Meloni come una di famiglia, come un'amica, no? Ricordiamo che Giorgia è una donna, una madre, una cristiana. Quindi la serie TV di riferimento è Una mamma per amica. Poi abbiamo il PD. Il PD c'ha questi manifesti in cui sta sempre gente che si tiene per mano. Tipo il logo della Nokia, non so se avete visto. Sono neri di solito. Quindi queste famiglie anche arcobaleno, quindi uomo, uomo, donna, donna. Quindi serie TV di riferimento Modern Family. Però siccome ci sono neri omosessuali così a caso, è una qualsiasi serie di Netflix. Poi Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa hanno fatto questa partnership, quindi più Europa, Italia Viva, il PSI, cioè gli Avengers del fallimento. Tutti insieme a passare, quindi è Friends. La serie TV che hanno visto. Anche se poi nei manifesti, se ci fate caso, sta solo una foto, quella di Matteo Renzi, che ha scritto un solo leader in Europa, sta lui, Matteo Renzi. Quindi è un attimo che da Friends si passa a Mr. B. Era troppo facile, scusate. Poi abbiamo Movimento 5 Stelle, che ha come slogan l'Italia che conta, e candidato è Conte. Quindi c'è un team di comunicazione, sono gli stessi autori di quelle rassegne estive e puntini puntini stati a Pomigliano. Sono gli stessi che hanno fatto questa cosa, l'Italia che conta, con Conte, Giuseppe Conte, quindi questo avvocato, giacca e cravatta, che promette di difenderti, quindi serie TV di riferimento Better Call Conte. E infine, ragazzi, Forza Italia. Forza Italia messo i manifesti con scritto Berlusconi presidente, con la foto di Berlusconi, quindi
La serie TV è The Walking Dead. Notare il modo in cui questi programmi di cucina e i social soprattutto hanno che succede se la terremoto mo babbo, ma è la metropolitana. Ragazzi, vi ricordo che in caso di emergenza non c'è niente da fare. Nega sana via fuga, siete 320 persone, un locale che fa 80 posti, quindi non è che scossa solo si Carlo Conti, se no. Per favore, qui stiamo provando a parlare di cose frivole. Grazie. 4 ristoranti. Ma sopravvivi. Possiamo proseguire con le battute. Voi ridete come se non stessimo per morire. Quello. Io così volevo fare. Per la soddisfazione mi... Ecco, sta l'americana qua e muore prima tu. Cioè, mi crede la cosa... Ah. I pilastri stanno lontani. Ah, se è una cosa, fui tu buio. Non avvisate davanti. Bravo. Così vi trovano tipo gli scavi di Pompei, vi trovano che la birra a mano che è stata ancora rompendo cazzo. E sono due. Siamo diventati un duo. È finito, possiamo andare avanti. Su un argomento che vuole. Questa era la slapstick comedy, signori. Una comicità visuale. Tutti napoletani? C'è qualcuno non di Napoli? Alzate la mano. Di dove sei? Provincia di Caserta. Vale, è inutile. Cioè, fate bene a ridere perché... Di dove? Sant'Arpino. Sant'Arpino. Ah, detto come si è fatta una trasferta. Chi è che altro ha alzato la mano? Di dove? Questa reazione su Folle una trocchia. Basta, non c'è. Vabbè, dai. Veramente? Ma veramente sei del Molise? E tenivo dubbio. Cioè, chi sei di Sant'Arpino? Sei spacciato come un turista? Ma tu sei del Molise? No, però non me la sento. Non so. Sì, sei di fuori. Vabbè. Allora, noi la faccio gli altri napoletani. No, è di dove? New York. Che cazzo è successo? Sono distratto e non so... Dove? Cagliari. Che cazzo ci fai? Sei perso. Perché sei qua? Lavori? Sei venuto al nord. Ma come cazzo l'hai guardato sta cartina geografica? Non funziona così. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Carabiniere. E tu che cazzo ne sai? Ti ha fermato prima, signorina. Mi dia documenti, aiuto. Il suo fascino mi colpisce. Suo padre era un ladro? Perché lo conosco a Sassari. Come facevi a sapere queste informazioni? Intuizione. Cioè, secondo te uno che da Cagliari viene a Napoli sicuro fu un carabiniere. Ed è vero, fai il carabiniere. Qua. E vabbè, basta, non. Che comunque. Io e te, amici. Diciamo. Non guardia di finanza, non c'entri niente. No. Così. Hanno fatto. Chiedevo per Flavio. Ti ha parlato di cocaina per 20 minuti, pensa. So se ti ricordi il ragazzo di prima. Senti una macchina che si mette in moto, è la sua. Bella serata. Vabbè. Ti fa troppo ridere, sto fatto è quello di Cagliari e fa il carabinieri. Non ci può pensare. Che non era questa la battuta, non è stata fuori sync. Comunque è la prima filo problema. Sono una macchina ferma, una macchina a fianco, e a un certo punto... non c'era nessun carabiniere sardo.
proprio la, diciamo, no, è un problema. Lo sai che sto rivalutando il terremoto? Sì.